Chi le ha portato via il Covid? La moglie. Tutti e due positivi, chiusi in casa, e solamente dopo una settimana è entrata in ospedale pensando che fosse niente di particolare, e dopo 7 giorni in terapia intensiva, 15 giorni se n'è andata. Non è spiegabile, non c'è parole. Ci si trova davanti a un muro, impossibilità di fare qualcosa. La mamma prima è partita per l'ospedale, poi dopo sono andato io e lei purtroppo non ce l'ha fatta, non è ritornata e l'hanno trasferita anche a Grosseto e non ce l'ha fatta e non è ritornata. A ripensarci mi viene un po' di malincuore, di malinconia, perché poi che succede? La cosa più tremenda che l'ho vista andare via, che diciamo lei non aveva nessun problema, stava bene di salute. Quando sono andato a trovarla, che mi ha permesso quando ero qui all'ospedale di andare a trovarla, l'unica cosa che mi ha detto, dice non ce la faccio, a sto giro non ritorno a casa, ecco, le testuali parole. Poi mi ha fatto uno sguardo quando sono andato via e non l'ho rivista. Andavamo di qua di là proprio per reperire i presidi sanitari per gli operatori, che anche loro lavoravano a mani nude, insomma. E allora sicuramente bisognava anche tutelare loro e noi, grazie anche alla cittadinanza e ai contributi che sono stati dati, abbiamo potuto, secondo me, nei momenti peggiori aiutarli in una maniera forse più che gli serviva in quei momenti, perché se no, secondo me, una pandemia ancora poteva divulgare ancora di più. Sì, mi sento di parlare a nome di tutti i volontari, personale sanitario, sia infermieristico che rappresento, ma anche tutti gli altri, medici, OS, che hanno lavorato costantemente nel periodo Covid per garantire il servizio sanitario, quindi per garantire le cure in un momento veramente drammatico. La statua alle nostre spalle ci indica che ci sono stati tantissimi morti, oltre 200.000 in Italia, e tra questi tanti del personale sanitario e volontari. Quindi loro, con tanto spirito di abnegazione, hanno dato veramente il tutto possibile per poter garantire il servizio sanitario. E però da eroi, appunto, siamo poi stati dimenticati dalla politica e spero che questo ci sia un cambio di tendenza a breve. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Oggi la nostra copertina dedicata a tutte le vittime del Covid. Il 18 marzo si celebra infatti per il terzo anno la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. Passiamo adesso alla cronaca. Oggi alle 15 i mezzi dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est sono stati attivati per un incidente stradale. Un'auto ribaltata lungo la strada provinciale 70 vicino a Montemignaio. Una donna di 57 anni è stata trasportata al pronto soccorso di Careggi in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza di Stia, i vigili del fuoco e i carabinieri. E in Valdichiana invece è stata ritrovata bruciata l'auto rubata al sacerdote durante una benedizione in una casa a Pozzo della Chiana. La vettura, una Fiat Panda intestata alla moglie di un parrocchiano che accompagnava regolarmente il prete nelle sue funzioni, è stata ritrovata completamente distrutta in un terreno agricolo nella zona di Alberoro. I carabinieri si sono recati sul posto a seguito di una segnalazione. I militari stanno comunque portando avanti le indagini per risalire alla causa del furto, ma a questo punto anche del rogo. E per quanto riguarda invece la cronaca giudiziaria, è comparso di fronte alla giudice con la pesante accusa di atti sessuali su una minore, una trentenne, che dovrà difendersi dall'accusa mossa da una ragazzina all'epoca dei fatti sedicenne. L'accaduto risale all'ottobre 2021, il trentenne e la ragazzina avevano partecipato ad una cena con alcuni amici comuni in un locale del Valdarno, poi due avrebbero deciso di allontanarsi per una passeggiata e lui avrebbe
avrebbe ceduto all'adolescente della cannabis. Secondo la procura sarebbe stato a questo punto che l'uomo avrebbe tentato un approccio non gradito. A quel punto la giovanissima si sarebbe divincolata e allontanata, in seguito avrebbe sporto denuncia. Nei mesi scorsi il racconto della ragazza è stato cristallizzato in un incidente probatorio e adesso si è svolta la prima udienza preliminare di fronte alla GUP. Il procedimento è stato rinviato al mese di aprile. Parliamo adesso di famiglie arcobaleno. Oggi anche a Firenze una manifestazione per i diritti e contro lo stop alle registrazioni all'anagrafe di figli di coppie omogenitoriali, presente anche Arcighei di Arezzo ed alcune famiglie arcobaleno. Nel vuoto totale legislativo si sono viste togliere anche quelle, diciamo, strumenti, quegli escamotage che alcuni sindaci avevano adottato, iscrivendo nei certificati di nascita dei bambini e delle bambine i nomi di entrambi i genitori. La prefettura, il ministero ha bloccato questa possibilità e quindi scendiamo in piazza perché è l'ennesimo attacco a una categoria che è già discriminata e sprovvista di diritti. Anche da Arezzo alla volta di Firenze, per scendere in piazza il grido di non un passo indietro. Regolare una situazione di fatto che esiste è qualcosa di civile e che, insomma, nel 2023 dovrebbe essere così in tutti i paesi. Un presidio in piazza Santissima Annunziata per protestare contro lo stop alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Chiediamo in primis una riforma dell'adozione e quindi la possibilità anche per le coppie dello stesso sesso di poter accedere all'adozione e il riconoscimento alla nascita di quei bambini e di quelle bambine nati che esistono tramite fecondazione assistita o altri metodi e vivono nella quotidianità di tutti i giorni con due genitori, ma di fatto burocraticamente ne risulta solo uno, e questa è una mancanza di tutela. A far discutere poi anche la decisione della Commissione Politiche Europee del Senato di bocciare la proposta di regolamento dell'Unione Europea sull'omogenitorialità. L'ennesima dimostrazione che non c'è alcuna volontà da parte di questo governo di tutelare appunto bambini e bambine. Ci spostiamo in Val di Chiana Mercatale, dove oggi è stata inaugurata la sala civica. Viva Mercatale! Sì, era attesa da tantissimi anni, siamo riusciti a portarla a compimento, una sala polivalente che deve servire a tutta la Val di Pierle evidentemente, quindi è nella frazione di Mercatale in piazza Don Antonio Mencarini, quindi una sala di altissimo valore perché può servire a tante iniziative culturali e non solo, insomma, quindi noi siamo orgogliosi di averla portata appunto a termine. Adesso fungerà come sala civica all'inizio, poi sarà fatta una manifestazione di interesse per vedere di, diciamo, affidarla a un'associazione, a chi si vorrà partecipare, per utilizzi chiaramente sempre pubblici, quindi utilizzi di territorio. Però già ci sono varie iniziative in corso da parte anche di cittadini che vogliono fruire della sala stessa, quindi siamo molto contenti. L'investimento anche grazie al contributo GAL per il progetto che abbiamo presentato, abbiamo acquisito un contributo GAL di oltre 150.000 euro, anche se l'opera ne costa più di 200, perché abbiamo fatto anche azioni rivolte all'abbattimento delle barriere architettoniche. A breve verrà installata la cassina dell'acqua qui a pochi metri dalla sala polivalente e verrà coperto il bocciodromo locale. Quindi un'attenzione particolare, Mercatale ha visto investimenti molto importanti, non sono ancora conclusi perché procederemo anche alla riqualificazione di alcune zone tipo la strada di Chiantina. Quindi, diciamo, un'attenzione particolare, come giusto che sia, perché è una valle abbandonata da troppi anni. Quindi noi siamo dell'avviso che le frazioni meritano investimenti e quindi siamo da questa parte qua. La maggioranza coesa ha portato avanti convintamente il programma elettorale, lo sta portando avanti e oggi siamo qui finalmente a inaugurare la sala polivalente di Mercatale. Nuovo consiglio direttivo e progetti per l'AVAD, l'Associazione Volontari Assistenza Domiciliare. La Ollus è nata nel 1996 con l'obiettivo di portare sostegno umano e emotivo direttamente tra le mura di casa ai malati oncologici e alle persone con gravi disabilità o patologie degenerative, con un'attività che nel corso degli anni ha garantito assistenza ad oltre 200 pazienti.
Adesso sono state appunto rinnovate le cariche dirigenziali con l'elezione di Angelo Agnolucci come presidente, Enzo Gori vicepresidente, Fiammetta Boncompagni segretaria, di Lilia Losi e Antonietta Scani come consigliere. La Casa sull'Albero compie 10 anni, tante le iniziative in programma, tra cui una di accompagnamento alla lettura in una scuola della città. Lo dicono tutti che per frequentare in maniera corretta il digitale c'è bisogno di una serie di competenze che si acquisiscono sui libri di carta e sulle storie in genere. Dopo la pandemia, i collegamenti a distanza e le lezioni in DAD, i ragazzi riscoprono il valore di un libro di carta. Che non significa abbandonare la tecnologia, ma avere gli strumenti per poter fruire in maniera corretta di quelli digitali. Per questo, ad una settimana dalla festa per i 10 anni della libreria aretina La Casa sull'Albero, abbiamo deciso di raccontare un progetto di accompagnamento alla lettura che questa realtà, tutta al femminile, porta avanti all'interno della scuola media Francesco Severi. È un progetto di educazione alla lettura, è un progetto che avvicina i ragazzi delle scuole medie, in questo caso, ai libri, facendoli diventare degli oggetti vivi e facendo sì, come in questo caso, che la biblioteca diventi un luogo di divertimento e di dinamismo rispetto al libro, per farlo uscire un po' da quella cornice un po' fissa e imbalsamata. 10 titoli perché vogliamo che tutti i ragazzi, ognuno di loro, trovi il libro che fa al caso loro. I ragazzi leggono e poi affrontano una serie di prove che riguardano i libri che hanno letto e gli autori che li hanno scritto. Domanda 4. Come ci ricorda Federico Taddia, è nata in via delle 100 stelle, i genitori di Marguerite Hack avevano abbracciato il buddismo. È vero o falso? Una sorta di torneo che coinvolge tante classi della scuola e che li accompagna quindi da inizio anno fino alla fine. Quindi il libro diventa proprio il centro della didattica e accompagna i ragazzi tutto l'anno. Come si chiama il luogo dove si ritrovano per riposare Piccina e gli altri donatori di sogni protagonisti del libro Ghost Summer? È in un gruppo. Cumulo. In un cumulo. Bene, bravi, passiamo alla terza domanda. Questa festa come si concretizzerà? Allora, la festa inizia il 25 marzo con una parata che organizziamo in collaborazione con l'associazione Sosta Palmizzi, che è un nostro partner dall'inizio, insomma dall'apertura della libreria, e quindi faremo una parata per le vie del centro in nome di Gianni Rodari, che è un autore insomma che non ha bisogno di presentazioni, e poi festeggeremo in libreria con un brindisi di auguri, con un firmacopie con Arianna Papini, che è una grandissima illustratrice che per l'occasione ci viene a trovare, e poi inizieremo un programma di attività serrato e ricchissimo per questi 10 anni, con un aprile dedicato al giallo, i festeggiamenti per il centenario di Italo Calvino, d'estate con la Regione Toscana e la Città dei Lettori, tornano i nostri racconti sotto la tenda, quindi cerchiamo di festeggiare con tutta la cittadinanza con una programmazione ricca che coinvolga dai bambini piccolissimi, 18 mesi, fino ad arrivare agli adulti che hanno voglia di approfondire la letteratura per bambini e per ragazzi. È sempre rivolta ai giovani studenti il progetto Arezzo Wave Music School 2023. Vediamo di cosa si tratta. Siamo ad Arezzo, come una volta Arezzo Wave era un punto di riferimento a livello locale ma anche nazionale, anche questo progetto è un progetto pilota che il Ministero ha appoggiato, che il provveditorato, che ringrazio, è partner, e vorremmo tanto che poi si estendesse anche a livello regionale e a livello nazionale. Si chiama Arezzo Wave Music School ed è il progetto pilota lanciato da Fondazione Arezzo Wave e Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo. 16.000 gli studenti delle scuole medie e superiori aretine che saranno coinvolti. Un progetto che cercherà di capire quali sono i loro artisti preferiti. È un questionario molto semplice, un centinaio di nomi, sceglieranno i 5 che gli piacciono di più e poi alla fine il migliore, il più votato, vorremmo premiarlo con una targa che il 10 di giugno daremo
faremo appunto in una giornata conclusiva del progetto Arezzo Music School. L'altra cosa è che questi ragazzi, oltre che scegliere gli artisti, alcuni di loro possono anche partecipare al concorso e quindi mandare un loro brano, che sia una cover, una canzone di altri, una cosa propria. Noi anche qui faremo una selezione e nello stesso giorno porteremo poi i vincitori, dopo averli ascoltati, selezionati con la giuria di Arezzo Wave, a suonare, e quindi anche qui uscirà il miglior artista di tutte le scuole medie superiori. Ma la cosa più importante che ci piace sottolineare è che questi ragazzi a fine delle superiori vanno o a lavorare o all'università, e allora vorremmo fare dei corsi di formazione, perché più di 600.000 persone nel mondo della musica lavorano in Europa, e a loro vorremmo, a questi ragazzi, dare queste informazioni per pensare che se possono, se vogliono fare un lavoro di questo tipo, ci sono queste strade. Questo progetto è il primo tassello di un percorso che è già stato avviato attraverso un progetto regionale che si chiama Toscana Musica, che riguarda la musica fra virgolette colta, ma che si deve anche integrare con la musica attuale, quella che tutti i giovani ascoltano con maggior frequenza e che li vede impegnati poi anche magari nel realizzarla e nel costruirla. Passiamo alla pagina della cultura, alla Virginia Nissen, la prima serie TV con epilogo a teatro. Ehi, dove siamo? Mi hai svegliato, eh? Dove siamo, ti ho chiesto? Ho fatto proprio una bella dormita. Dove siamo, Adrian? Vedo che ti ricordi il mio nome. Pensavo che con la botta in testa ti eri dimenticato tutto. La prima serie TV con epilogo a teatro ha fatto tappa anche al Teatro Virginian di Arezzo. Il sipario in via De Redi si è alzato su Showtime, una tragedia moderna per la produzione firmata ed interpretata da Luca Cicolella e Igor Cherici, frutto di un originale esperimento creativo. Il Teatro Virginian, questo, vero? Qui. Sì, certo, faccio l'attore, questa è tutta una messa in scena, ricominciamo. La Showtime è il titolo di questo progetto, non è soltanto uno spettacolo, ma è una serie TV con epilogo a teatro, che ha una particolare natura narrativa, cioè può essere visto o non visto dagli spettatori sia prima che dopo lo spettacolo. Lo spettacolo è Showtime perché è la trasmissione in diretta sui social che fa uno dei due protagonisti, che in qualche modo diventerà la piazza pubblica su cui si svolge questa tragedia. Quindi è un po' un titolo sia che rimarca la problematica della nostra attualità, che è anche un po' il sogno che agognano tutti, quello di essere sempre in diretta online. Una storia di onore e vendetta scatenata da un mistero che nasconde differenze culturali tanto profonde quanto paradossalmente simili. Onore, dice questo qua. Hai costruito una carriera, che cazzo fai? L'influencer a dare consigli di fashion style? Di primo acchito sembrerebbero sentimenti opposti. Ovviamente c'è un rapito e un rapitore. Il confronto, senza dover andare verso una sindrome di Stendhal assolutamente, ma il confronto fa sì che questi due protagonisti possano incontrarsi umanamente. Noi definiamo questo spettacolo una tragedia moderna, perché non si distacca da quello che è il giusto scritto, la legge scritta giusta, come poteva essere quella di un Creonte con un Antigone, da quella che in realtà moralmente dovrebbe essere applicata. Questo è il conflitto che separa Adrian da Filippo, che sono io, Adrian e Luca Cicolella, e io, che facciamo questi, siamo questi due protagonisti di questa tragedia moderna. Appunto. A Castiglion Fiorentino inizia il conto alla rovescia per Mondovisioni, la nuova rassegna di docufilm nata sulla linea editoriale di Internazionale, che vede al centro della propria programmazione tematiche di stretta attualità come diritti umani e informazione. Un progetto di respiro nazionale in partenza venerdì 24 marzo, che presenta i più appassionati e urgenti documentari selezionati dai festival maggiori e proposti in esclusiva per l'Italia. Passiamo adesso alla pagina dello sport. Una vittoria per l'Arezzo, ancora una vittoria che questo pomeriggio ha centrato il settimo successo consecutivo e si porta a più 10 momentaneamente sulla Pianese, seconda in classifica, attesa domani dalla partita interna con il Città di Castello. Sentiamo le interviste del fine partita. Sì, una bellissima giornata. Sono contento sia per il gol che per l'assist, però oggi era fondamentale i tre punti.
Come aveva detto il mister, abbiamo tre punti fondamentali come quelli di Livorno, quindi ci dà ancora più consapevolezza che il traguardo è ancora più vicino, però non dobbiamo stare con i piedi per terra, mancano ancora 6 partite, quindi ancora c'è da lavorare. Sì, magari qualcuno poteva pensare che ci fosse stato un calo di concentrazione, invece così non è stato. Magari il primo tempo eravamo un po' contratti, diciamo, però poi nel secondo tempo ne siamo usciti bene e abbiamo fatto una grandissima partita. Sì, questo gol della domenica, vediamo quando quello rifà un gol di genere da 30 metri. E siamo stati bravi perché non era facile, ci avevamo annullato un gol poco prima, non lo so, e siamo andati sotto, potevamo innervosirci, invece siamo stati bravi, ce l'abbiamo fatta a pareggiare e poi il secondo tempo potevamo finirla più larga, peccato. È una vergogna avere un campo così, in un posto Marizzo. All'Ardenza erano 2 gol, l'Ardenza domenica scorsa, sia quella di Settembrini che quella di Ucci. Ma il punto è proprio quello che hai detto, cioè la profondità della rosa, l'importanza della rosa, l'importanza dei cambi. La bellezza di chi sta fuori, va dentro a partita iniziata e gioca come se avesse cominciato. Bravi, belli, una squadra veramente squadra e che si aiutano tutti e che... Per esempio, ecco, abbiamo fatto cambi oggi rispetto a Livorno, 4 cambi, giocatori importanti, sono andati dentro dopo e hanno fatto molto bene. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.